Presentato ufficialmente a Roma, sia sì, amico il sindacato autonomo dei militari in congedo e di chi ha svolto servizio sostitutivo. Una vera novità nel mondo sindacale, la nuova organizzazione intende tutelare i diritti di chi ha dedicato la vita alla propria patria. È un sindacato non legato ad alcun tipo di simbolo politico, è a partitico, e a confessionale. Il principio è soltanto quello di difendere i diritti di chi ha servito lo Stato indossando una uniforme, impegnandosi non solo nel proprio paese, perché tutti sappiamo quanto sia prezioso l'apporto dei militari italiani sui teatri di guerra. Oggi diamo il benvenuto ad un nuovo sindacato, un sindacato veramente innovativo, perché riguarda i concedati delle forze armate e non solo. Riguarda tutti, eh, tutti coloro che hanno svolto un minimo servizio nelle Forze Armate Italiane, sia quelli che hanno svolto tutta la loro vita e quindi sono pensionati, e sia coloro che hanno svolto il servizio di leva e che adesso fanno un altro lavoro. Non solo, ma abbiamo aperto il sindacato anche alle vedove, perché sono quelle che quando uno di noi, come diciamo noi, va avanti. Eh, non, eh, si trovano, sono quelli che si trovano peggio perché non sanno che cosa debbono fare, che, che tipo di pensione eh, gli spetta e quindi abbiamo voluto dare un contributo a queste persone. Ecco, generale, ci sono tanti sindacati con delle sottovoci, ecco perché voi avete ritenuto invece che era necessario fondare un nuovo sindacato? Dunque abbiamo ritenuto necessario perché fra tutti i sindacati esistenti anche di nobile e antica tradizione, non, è, non ce n'è nessuno che possa rappresentare con competenza un mondo di uomini e di donne che hanno, eh, hanno compiuto diciamo, il loro percorso e hanno concluso il loro percorso nello Stato in uniforme, con un percorso che è particolare perché eh, comporta un giuramento pesante che ha delle implicazioni di natura anche personale, delle privazioni, degli obblighi che non sono comuni a nessun'altra categoria di persone, di lavoratori. È ovvio, è ovvio lei, ci, lei in sintesi ci ha detto che appunto la vita del militare è una vita fatta di sacrifici, fatta mm, con un, certo, un cer certo, con degli obblighi particolari, con degli obblighi particolari. Il motivo per cui io le, le condenso. In due frasi io potrei dire molte cose eh, per le quali molti motivi che ci hanno spinto dalla tutela degli interessi del personale alla salvaguardia del patto sociale che si è stretto con lo Stato al momento eh, del giuramento, ma io penso di condensarli in due espressioni soltanto. Cioè io vorrei, noi abbiamo voluto che anche il personale in congedo si sentisse ancora Parte sociale e potesse contribuire allo sviluppo civile del paese utilizzando quelle risorse che ancora ha, che non sono indifferenti. Quindi, questi ragazzi con i capelli d'argento vogliono ancora essere parte attiva nel paese: vogliono essere parte, parte attiva nel paese e vogliono non essere più considerati eh, un peso del quale la società cerca di scaricarsi prima possibile. Cosa ne pensa il Palazzo della Politica della nascita di questo nuovo sindacato? Dunque, che cosa ne pensa? Ancora non me l'hanno fatto sapere. Io però affermo una cosa di principio. Il diritto a esistere me lo dà la legge. L'articolo 39 della Costituzione... Che mi dice che l'organizzazione sindacale è libera. La forza me la daranno gli iscritti. Ecco, ehm, quello che lei sta dicendo sarà visto in tutta Italia dalle nostre numerosissime emittenti amiche, dalla Val d'Aosta a Friuli Venezia Giulia, scendendo sino a Palermo, attraversando tutta l'Italia. Quindi i nostri amici telespettatori da tanti anni eh, partecipano a quello che viene queste informazioni. E allora ecco che lei si può rivolgere un po' a tutti, certo. non perché ci troviamo a Roma, ma certo. lei si può rivolgere a tutti. Certo, noi vogliamo, le nostre, la nostra linea di attività si sviluppa diciamo, su un duplice profilo che è confluente. Un, un primo modo è quello di aiutare e di supportare i nostri iscritti. I nostri per questo abbiamo suddiviso l'Italia in innanzitutto le premetto che il sindacato è un sindacato soprattutto telematico e digitale questo è fondamentale. Allora abbiamo suddiviso l'Italia in cinque settori, nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. Ad ognuno di questi abbiamo, abbiamo messo a, come responsabile coordinatore un coordinatore territoriale che ha la funzione di essere il punto di riferimento degli iscritti del territorio e ha il compito di ricevere le loro esigenze e le loro richieste. Una volta che eh, l'iscritto riceve la lettera di iscrizione, di conferma di iscrizione, riceverà anche il numero di telefono e l'email eh, del, eh, del suo responsabile. Quindi quando si sviluppa un'esigenza, lui lo contatterà. Questo eh, responsabile territoriale inoltrerà l'esigenza alla segreteria eh, che eh, funge da centro raccolta eh, richieste e quindi eh, sarà eh, dirottato verso il gruppo di lavoro eh, competente per risolvere il problema e quindi sarà fornita la risposta all'interessato. Nasce questo sindacato, un sindacato con un nome anche abbastanza simpatico, sì amico, sindacato autonomo dei militari in congedo, però sì amico già in voglia. Innanzitutto le chiederei, lei ha fatto la vita militare? Io ho fatto l'ufficiale di complemento, quindi il servizio di leva in artiglieria, adesso non c'è neanche più l'artiglieria, però diciamo, è rimasto sempre il piacere di aver fatto parte delle forze armate. Io sono un ingegnere, negli ultimi, ho fatto il progettista, poi negli ultimi vent'anni ho fatto incarichi presso la pubblica amministrazione e da sempre collegato al generale Berati e gli amici delle forze armate. È sembrato opportuno che in Sia Amico ecco, si aprisse anche ai militari in congedo o chi ha svolto comunque il servizio sostitutivo, proprio perché ci sono ancora tanti campi da esplorare anche per queste persone che hanno svolto un servizio pur se per un tempo limitato. Ecco, dice campi da esplorare, ci vuole da esplorare, ci vuole far capire in che modo quali campi? Ma per esempio il campo che chi ha svolto il servizio, chiaramente a secondo del periodo di dei compiti svolti per carità, eh, potrebbe meritare qualche attenzione in più a livello di Stato. Ad esempio in una graduatoria per un concorso pubblico avere un titolo di merito, oppure per esempio riconoscere determinati, ma sono, sono tanti esempi che ce ne potrebbero fare molti di più, anche per chi ha svolto il servizio civile volontario in paesi del terzo mondo che oggi non ha riconosciuto. Cioè non è soltanto una tutela, mi perdoni sbiadita dei diritti del lavoratore ai fini pensionistici. è neanche una rivendicazione ci mancherebbe altro ma non allargare la platea del consenso per questa iniziativa ecco perché militari, forze armate eccetera, ma vogliamo dire che lavoro è proprio ecco in tanti paesi, non è solamente le linee di guerra che per fortuna adesso non ci sono più. Cosa sono le forze, le nostre forze armate nel mondo? Beh, io posso parlare come Forza Armata nel mondo dal punto di vista che ne ha fatto una parte molto limitata di tempo, però certamente sono un riflesso di un Paese. Quindi un Paese esprime le Forze Armate nel senso della democrazia, della trasparenza che per fortuna ci ha sempre caratterizzato come Italia. A questo punto non sono soltanto le missioni di pace, sono anche un'attenta... Ehm, come posso dire, visione di quelle che sono le problematiche del paese, di tutti, non soltanto di chi ha fatto il servizio militare, e quindi in questo senso, sia amico, offre quelle caratteristiche di sussidiarietà e di trasparenza che a mio giudizio in Italia non fa mai male incrementare. Ovviamente impegnativo il lavoro di informazione per far conoscere il nuovo sindacato. È ovvio che un sindacato si deve far conoscere. Deve parlare alle persone, deve avere nuovi iscritti, ma iscritti che debbano comprendere l'importanza di iscriversi a un sindacato. Quindi lei che si occupa di comunicazione come intende lavorare? Vogliamo raccontare alle persone che gli siamo vicini, già nel nostro logo, il fatto che ci sia un tribuno romano con in mano un libro della legge indica questo. Vogliamo proteggere, ma ricordandovi che non hai solamente i diritti, ma anche doveri. Quindi il comportamento generale, le richieste che faremo sono legate a un equilibrio tra ciò che si può avere e ciò che bisogna invece anche dare. È comunque un sindacato totalmente diverso dagli altri? Eh, sì, perché riguarda una categoria particolare che, anche se fuori ovviamente dal servizio militare, dagli obblighi militari, dalle responsabilità militari, ha comunque un giuramento verso l'Italia fatto nel momento in cui si è diventati militari e ha comunque un rapporto di lealtà con il sistema. e Il fatto che fosse orientato soprattutto ai militari, di cui spesso non si parla più per vari motivi, e alle loro famiglie soprattutto, che spesso stanno in situazioni di grossa indigenza e nessuno se ne occupa. Ecco, noi vogliamo aiutarli a trovare un percorso. Per riscattare se stessi e riesistere di nuovo. Mi fa piacere quello che dice, è tanto per, per, per sottolineare che effettivamente delle famiglie dei militari non si parla, con una vita di questi militari, vita di doveri, vita di sacrifici, si perde la vita. Ecco, queste famiglie cioè non sono alla cronaca. È ecco, come sottolinea il, il nostro fondatore, il generale, è, appunto, è, è questo qui: ridare visibilità a queste persone, far ascoltare i loro bisogni, dei loro figli che spesso sono vissuti senza più il padre. Madrina dell'evento, Anna Fendi, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. È un grande onore. Alle tutte medaglie che ha, aggiunge anche questa. Eh certo, però io penso che sono loro che portano avanti con il loro passato anche delle medaglie. Questo sindacato che nasce oggi qui a Roma ha un riconoscimento importante, un riconoscimento europeo. Ecco, il significato di questo riconoscimento è l'importanza. L'importanza di questo sindacato nasce dalla grande sensibilità che dimostra la nascita, ripeto, di un sindacato che è formato da uomini che hanno indossato la divisa. La divisa? La divisa, sì, questa, questa divisa. Questa divisa rappresenta la benegazione, l'etica, il sacrificio: lo abbiamo visto. Comandato proprio dal generale Liberati, carabinieri che partivano per i Balcani quando c'era la, la guerra in, nella ex Jugoslavia. Io ho visto il generale Liberati piangere quando decise che doveva purtroppo inviare carabinieri. E lui scelse di non mandare due giovani carabinieri di Roma, ma di un'altra città. E quella scelta gli è, costa, gli è costato ancora oggi il dolore. Perché quel ragazzo morì in combattimento. Eh, ma questo è l'arma, l'arma dei carabinieri, il, i militari. Ci sono i militari che soffrono, che lavorano, combattono, ci sono quelli che purtroppo sono già volati via. Sì. E io credo che questi uomini che hanno indossato la divisa è entrata nel loro cuore, nel loro spirito. E quindi hanno tolto la divisa materialmente, ma ormai ce l'hanno nel cuore, nello spirito. E quindi oggi essere qui, onorando i caduti, ma soprattutto quelle grandi intelligenze che hanno comandato gli uomini, continueranno ad operare. E quindi io sono convinto e certo che questo sindacato sarà una luce di un faro che illuminerà l'Europa. Perché quegli ufficiali in congedo, diciamo così, in congedo dalla divisa, ma non dal servizio. E allora io credo che oggi, 9 maggio, festa dell'Europa, io sono il presidente della Fondazione Europea, Robert Schumann. Si arriva, quando si fanno servizi eccetera si arriva quasi a momenti di commozione perché effettivamente la cosa più bella che lei ha detto questa bandiera che loro hanno nel cuore e allora con questo ci questa, salutiamo e la ringrazio. Mi perdoni ma c'è una cosa molto importante questa bandiera lei sa che il Vaticano e l'Unione Europea c'è sempre stato un incontro-scontro nel riconoscimento delle radici ebraico-cristiane oggi Papa Francesco è stato a Bruxelles. Questa bandiera è stata portata sugli altari di San Francesco d'Assisi dal comando generale della Guardia di Finanza nella figura del generale Carmine Lopez. Quindi oggi è sacra questa inaugurazione che vede anche il messaggio personale del presidente del Parlamento europeo, l'onorevole Tajani. Momento toccante della manifestazione è la consegna della bandiera europea, donata dalla Fondazione Robert Schumann.